celebrazioni nel secondo giorno si spostano con l'Ars Urbino Ducale a Canavaccio, perché abbiamo visto un luogo molto particolare con delle delegazioni che arrivano dai territori vicino fino a Perugia. Sì, siamo veramente molto onorati di aver realizzato un corteo con 176 figuranti, le corti più importanti, Senigallia, Gubbio, Perugia e poi questa, no, i nostri vicini di casa, Fermignano, Fossombrone, e quindi è stato veramente un corteo imponente che ha degnamente onorato i festeggiamenti. Appunto, abbiamo ricordato questo piccolo momento di quando Federico è stato portato qui nel monastero di Santo Stefano di Gaifa a circa 2 anni, e c'è stato per sempre 1 anno e mezzo, 2, e quindi abbiamo rievocato questo momento in questo magnifico posto con un allestimento di una piazza appunto dell'epoca, la vita del monastero. Ci sono gli amanuensi, ci sono appunto la pergamena, e quindi siamo davvero contenti quest'anno di avere festeggiato insieme al territorio il compleanno del Duca. I prossimi appuntamenti quali sono? Perché non ci si ferma qua, naturalmente poi ci sarà una festa del Duca ancora più imponente quest'anno, ma martedì è il compleanno di Federico. Martedì è il compleanno e abbiamo dovuto posticipare purtroppo il concerto del maestro Uto Ughi, perché per una malattia ha mandato un certificato, e però festeggeremo lo stesso con il maestro Canino, e sarà un concerto gratuito per tutti quelli che vorranno venire a Palazzo Ducale nel cortile alle ore 21, e poi il concerto invece del maestro Canino con il maestro Uto Ughi sarà posticipato il sabato 18, sempre nel cortile del Palazzo Ducale alle ore 21. Quindi quest'anno veramente la mostra che abbiamo fatto insieme alla Curia e all'Università di Urbino, e poi le celebrazioni qui a Santo Stefano di Gaifa, e poi questi concerti che chiuderanno il mese di giugno, i festeggiamenti del compleanno, daranno poi il giusto lancio alla festa del Duca Federicus Theatrum, che si svolgerà dall'11 al 14 di agosto e si aprirà con un corteo imponente, veramente, che ricorderà il momento dell'entrata di Federico ad Urbino, e si chiuderà con la nostra rievocazione splendida del gioco della Ita, finalmente dopo 2 anni ritornerà a Borgo Mercatale. Siamo alla pieve di Santo Stefano di Gaifa, un luogo centrale nella storia di Duca Federico. Le celebrazioni partono proprio da qui, ma spieghiamo il perché è così importante questa pieve per la figura del futuro Duca di Urbino. Diciamo che la pieve raccoglie l'eredità culturale dell'antica abbazia di Sant'Angelo di Gaifa, che sorgeva proprio nei pressi dell'odierna pieve, della quale non esistono più tracce. Ma perché siamo qui nella pieve? Siamo di fronte alla pieve perché la pieve raccoglie l'eredità dell'abbazia, in quanto anche il territorio che comprendeva la pieve era lo stesso dell'abbazia di Gaifa, nella quale il duca appunto fu portato bambino per essere allattato, per essere allontanato dai rischi, diciamo, del restare a corte, presso la quale era mal visto soprattutto dalla seconda moglie, appunto Caterina Colonna, dalla seconda moglie di Guido Antonio di Montefeltro. Sono giornate intense queste per il circolo culturale della pieve di Gaifa. È stata organizzata una evocazione molto importante, ma non si termina qua. La vostra è un'associazione tra l'altro molto attiva. Sì, proviamo a creare qualcosa per valorizzare questo territorio. Io vorrei soltanto ringraziare tutti quelli che fino adesso hanno reso possibile il lavoro che abbiamo svolto fino a questo momento. Innanzitutto la dottoressa Anna Fucili, e il professor Mascia e tutti gli altri studiosi che partecipano alla vita del circolo, e in particolar modo Don Davide, che è stato l'ideatore e l'ispiratore del nostro circolo. E l'Ars, naturalmente, per aver permesso materialmente, per averci dato la possibilità di realizzare quello che abbiamo visto. E naturalmente il Comune di Urbino, la Regione Marche, grazie infinite, grazie a tutti.